Pupallone, no, è un'altra cosa. Vinditelli. Perde palla Real Miami, D'Ambrosi, supera Altobelli, sale D'Ambrosi, dentro l'area al tiro, palla alta, Altobelli. L'aveva perso, sono 4. Si prepara Di Maria al tiro, supera la barriera, respinta bassa da parte di Zarrella, tiro che si è spento lento sulla destra. Arriva Giuseppe Bizzini centralmente, molto bene, qui non è finita, il tiro centrale da parte del numero 10 Venditelli. Retti. Parte Curtilli a giro tra le braccia di Carmosini. Arriva Bonomo. Colpo di testa, palla che termina fuori, dato forse anche l'illusione del gol. Picciucchi, pallone lungo, buono l'innesto qui verso numero 10, non è finita, Gilardi. Vale il numero 85 centralmente, innesca proprio la celamella, scappa alle spalle di Profili, ancora il numero 20 si accentra da fuori, Di Maria tenta la botta e arriva il vantaggio del Borgo Rosso, la sblocca. Siamo messi bene lì in mezzo, non perdiamo distanza là in mezzo. È partito sulla sinistra il numero 11 qui. Sale, palla al piede, centralmente, autorete, era stato Farris. Manna sulla sinistra ancora per Farris, tenta di saltare l'uomo qui Santucci, accompagna numero 11, entra all'interno dell'area di rigore, ancora in avanti il tiro, palla che termina pochissimo di fuori. È stato venale. Farris, che ha fatto? Vale! Fermati, fermati, che cazzo sta rischiando? Dai! No, oh, abbiamo gente in panchina, ma perché ne devi andare? Palla in avanti. Ancora per Ragazzoni, mette a terra. Attenzione, il tiro. Arriva il calcio di Gilardi contro Carmosini. Gilardi parte, calcia forte, dritto sotto la traversa ed è 2-1. Certo, pallone lungo da parte di Tartaglia in direzione Spinetori, palla che rimane lì, c'è una spinta, forse si gioca. Attenzione, è partito alle spalle di tutti Spinetori, va tu per tu col portiere, tenta il tiro di piede, para Zarrella, palla in calcio d'angolo. Vedrà col calcio di punizione pronto a battere Lolli, la tocca Profili, si gioca Spinetoli, parte Venale sulla tre quarti offensiva, supera Profili, ancora Venale, centrale, Spinetoli si gira, tenta il tiro centralissimo tra le braccia di Zarrella.